In questa lezione del videocorso su Arduino andiamo a vedere come effettuare un lampeggio di un LED per un tempo prefissato, ovvero andremo a premere un pulsante, il LED si dovrà accendere e dopo un certo intervallo di tempo si dovrà spegnere. Quindi per fare questo esercizio e valutare tempi e modi con cui potremmo effettuare questa operazione, utilizziamo il circuito che vedete qua. E è molto semplice, è un circuitino veramente minimale, lo vedete, è composto da un Arduino 1, una breadboard, un pulsante, due resistori, uno da 1000 ohm e l'altro da 330 e un LED rosso. Allora vedete che il LED è configurato in modo tale che se io porto 5 volt sul pin 13, la corrente fluirà attraverso il resistore, attraverso il LED e tornerà a ground, a massa, ok? Dall'altro lato invece abbiamo un pulsante che porta il 5 volt sul pin 2, sull'ingresso 2, quindi il 2 sarà configurato come ingresso. E poi c'è un resistore di pull down, cioè quando non premo il pulsante il mio ingresso dovrà stare a 0 volt. Ok? Molto semplice. Quindi quello che faremo noi sarà andare a vedere quando c'è uno stato logico alto sull'ingresso 2. Se questo si verifica, andremo ad accendere il LED dopo un tempo prefissato, per esempio 8 secondi, tanto per darvi subito un numero, il LED si dovrà spegnere. Ma io voglio capire se questi 8 secondi sono realmente 8 secondi o sono qualcosa di più o magari qualcosa di meno. Cioè se la temporizzazione che in generale si fa con il comando delay è corretta. Quindi io scriverò per esempio delay 8000 e voglio vedere se questi sono 8 secondi. Quindi il nostro sketch come sarà composto, come sarà fatto? Allora io con il solito define definirò la label, l'etichetta LED corrispondente al 13, quindi il pin 13 della mia scheda, con button il pulsante all'ingresso 2. Poi avrò qua delle variabili che inizialmente non utilizzeremo non le utilizzeremo tutte quante, ma ne utilizzeremo solo alcune. Nella seconda parte del video le utilizzeremo anche le altre. E in particolare adesso ci servirà questa qui, la int comma uguale 0, perché con questa noi andremo a capire se stiamo premendo il pulsante o meno e poi utilizzeremo la tstart. La tstart sta per esempio time start, cioè il tempo di avvio, perché voglio vedere quanto dura questa temporizzazione, ok? Quindi che cosa avremo? Nel setup semplicemente io utilizzerò la seriale, quindi la imposterò e la avvierò con serial.begin e con il suo baud rate a 115.200 bit al secondo, perché vorrò avere delle stampe sul monitor seriale, quindi vorrò capire quanto è durato, quindi mi dovrò fare scrivere il tempo di esecuzione, molto semplicemente. Poi dovrò impostare con pin mode il LED come output e il pulsante come ingresso. Molto semplice, non c'è altro. Nel loop, adesso non guardate la parte commentata, la guarderemo dopo. Nel loop cosa abbiamo? Abbiamo che ad un certo punto noi andremo a leggere il tempo, quindi da quanto tempo abbiamo acceso la nostra scheda, quindi da quanti in particolare microsecondi la nostra scheda è stata accesa. Qui ci potremmo anche mettere un commento. Seconds from power up, ok? Da quando abbiamo acceso il nostro sistema. Eccolo qua. Poi cosa abbiamo? Con command noi andiamo a leggere lo stato, a registrare anzi lo stato del pulsante, quindi faremo un digital read su button e quindi memorizzeremo questo stato, se è 0 avremo 0, se è 1, cioè se è livello logico alto, avremo un 1. Quindi se command è uguale a i, quindi se lo stato è alto, quindi se il pulsante è premuto, io semplicemente comanderò l'accensione del LED e poi avvierò un delay di 8000 millisecondi. Qui scriviamocelo, magari per qualcuno è più chiaro, ok? 8000 millisecondi, che corrispondono ad 8 secondi. Nel caso il pulsante non sia premuto, ovvero sia stato rilasciato, l'ingresso sarà pari a 0 e il LED dovrà essere spento. Semplice, non c'è altro. Dopodiché, terminato questo if, mi farò scrivere la differenza fra il tempo attuale e il tempo di avvio. Quindi farò fare micros
ancora per avere il tempo macchina, quindi a che punto siamo arrivati, meno t-start, questo che abbiamo registrato sopra. Molto semplice. Quindi fondamentalmente in questo punto io misuro la durata di questo tratto di codice. Non c'è molto da capire, ok? Semplice. Ma sarà 8000 millisecondi? Io dico subito di no e andiamo a quantificarlo, vediamo quello che succede. Allora avviamo la simulazione, il monitor seriale è già aperto. Vedete che quando non sto premendo il pulsante, guardate, lo potrei anche fermare un attimo, in generale vedete che sono sempre 36-32 microsecondi, quindi il loop dura questo tempo, cioè da qui a qui, con la stampa compresa, visto che questo pezzo di codice fra questa prima parentesi non viene eseguito, quindi avremo 1, 2, 3, 4 e 5 istruzioni, durano 36 microsecondi, 32-36, adesso qui c'è questa approssimazione. Ok, quindi questo è il tempo minimo del loop, cioè io non sto facendo niente se non far ciclare il mio programma fra questo pezzo di codice, fra il t-start qui e il serial print line qui sotto. Quindi ad un certo punto io dirò ok, adesso premiamo il pulsante, quindi lo premo, vedete il LED si accende, io per comodità cancello l'output perché poi dovremo fermare il terminale e andare a vedere quanto è durato. Adesso appena avremo, eccolo qua, abbiamo avuto subito la risposta, fermiamo, abbiamo fermato l'esecuzione e la simulazione, andiamo a vedere quanto è durato il loop. Vedete, sono 8.212 microsecondi. Quindi non sono 8 milioni di microsecondi, ma ce ne sono 212 in più. Quindi il mio loop in realtà è durato qualcosina in più. In realtà potremmo essere anche un pochino più precisi e potremmo semplicemente spostare questo t-start qui dentro, ma avete visto che semplicemente l'esecuzione di tutto tranne questo pezzo dura 30 microsecondi, quindi in realtà saremo intorno agli 8.180 microsecondi, una cosa di questo tipo. Quindi diciamo che in realtà abbiamo circa 180 microsecondi in più. E sono dovuti ovviamente al tempo d'accensione del LED, perché altro non c'è, vedete che qui in mezzo c'è questo sotto veniva comunque eseguito, quindi la sua durata in realtà è 8.180.000, qualcosa di questo tipo. Allora, perché questo perché? Perché la funzione delay è bloccante, quindi in ogni caso il programma viene bloccato qui in questo conteggio e finché questo conteggio non è finito, non è terminato, il programma non va avanti, quindi ci sarà tutto quello che c'è che abbiamo visto normalmente, quei 36 microsecondi, però poi ci sono queste istruzioni in più, tipo questo if, scusate, questo digital write e questo delay, che richiedono del tempo aggiuntivo. Ok? Quindi questo è il problema. Io se volessi una, come dire, un'esecuzione un po' più precisa, come potrei fare? Beh, abbiamo già visto che ci sono delle tecniche per avere dei tempi più precisi. E in particolare dovremo modificare il nostro programma come vi sto per far vedere. Allora, ho decommentato il pezzo di codice che avevo già preparato, vedete che la struttura è un po' diversa, guardate, togliamo il monitor seriale, quindi così la vedete. Io ho sempre il command digital read del pulsante dell'ingresso, eccolo qui sotto, però il tempo di avvio non lo prendo subito qui, ma lo prenderò qui dentro dopo che ho acceso il LED. Potrei prenderlo subito prima, subito dopo, cambia poco, ok? Quindi facciamo così, ve lo metto qui. Ok? Quindi io che faccio fondamentalmente? Testo lo stato del pulsante. Se il pulsante è alto, quindi se l'ingresso è alto fondamentalmente, quindi se ho premuto il pulsante, allora che faccio? Vado a vedere se effettivamente il valore è alto, ma il LED è anche spento, perché io voglio eseguire questo tratto di codice una sola volta. Quindi nella condizione in cui il LED è spento, quindi lo stato del LED, che è una variabile di tipo booleano, okay, che varrà solo 0 o 1, vero, falso o vero. Quindi se ho queste due condizioni, LED premuto, scusate, pulsante premuto e LED spento, allora che faccio? Inizio il conteggio, cioè fisso il tempo di inizio, accendo il LED e segno che ho acceso il LED. Okay, perché così con la
stato 1 non tornerò più qui dentro, quindi non farò l'aggiornamento fondamentalmente di questa variabile, che è l'unica cosa che cambierebbe, il LED rimarrebbe acceso. Quindi che succede? Che questo pezzettino di codice viene eseguito una volta, una sola volta per ogni loop. Poi cosa faccio? Vado a prendere, vedete, T-end, cioè tempo end, time end, cioè tempo finale, vado a prendere di nuovo MICROS, quindi il risultato della lettura del contatore interno al microcontrollore. E che faccio? Vado a fare un confronto tra time end e time start, e se questo è maggiore o uguale a 8 milioni, cioè quegli 8 secondi che volevo, e il LED è acceso, ok, perché anche questo deve essere fatto una volta, vedete, LED start uguale 1, allora che faccio? Spengo il LED, prima cosa, mi faccio dire quant'è la differenza di tempo, quindi questo time end meno il time start, e poi ovviamente con calma, relativamente con calma, posso azzerare il LED start, così che alla prossima pressione del pulsante posso ripartire con il mio conteggio. Quindi vedete che fondamentalmente ho due tempi, 1 e 2, cioè ho due blocchi di codice che vengono eseguiti indipendentemente, o l'uno o l'altro, non possono essere tutti e due perché questo viene eseguito fondamentalmente quando il pulsante è premuto ma il LED è spento. E questo quando il tempo trascorso dalla pressione del pulsante all'istante in cui faccio questa verifica è pari ad almeno 8 secondi e il LED è acceso. Ok? Vediamo quindi che cosa succede, vediamo se funziona. Allora, riapriamo il monitor seriale, cancelliamo tutto, ricordiamoci che erano 8 secondi e 180 microsecondi e vediamo qui innanzitutto cosa succede. Non viene inviato nulla, quindi su seriale normalmente non mi viene inviato nulla perché la stampa, vedete, è solo qui dentro serial.println time end meno t start, me lo fa solo quando ho questa condizione, cioè il LED è acceso e sono passati 8 secondi dalla sua accensione. Quindi io per dare l'avvio a tutto il ciclo che devo fare? Devo premere il pulsante. Ecco qua, vedete, il LED si è acceso, lui fa tutti i suoi conti. Ad un certo punto arriveremo alla condizione in cui sono passati 8 secondi e il LED è acceso e quindi avremo la stampa in seriale di questa differenza di tempo e anche lo spegnimento del LED. Vedete che in questo caso la simulazione non è delle più veloci, ma arrivati al tempo di 8 secondi abbiamo avuto lo spegnimento del LED e il risultato è che sono trascorsi in realtà 8 secondi e 4 microsecondi. Quindi non più quei 180 microsecondi circa che vedevamo prima, ma 4 microsecondi in più rispetto al previsto. Quindi una temporizzazione molto molto più precisa. Lo possiamo riprovare, riaccendiamo il LED premendo il pulsante, la simulazione riparte. Ci vorrà un po' perché vedete che non è proprio in real time, ma è un pochino più lenta. In ogni caso, quando arriveremo intorno a 38, lì nel conteggio intorno a 38 avremo la fine del ciclo, ovvero la condizione, eccola qua, per cui il tempo trascorso è pari a 8 secondi e il LED viene spento. In questo caso abbiamo avuto 24 microsecondi in eccesso. Riproviamolo e vediamo ancora una volta che succede. In ogni caso vedete che è sempre, sempre più preciso rispetto all'altro sistema. E un'altra cosa, questo qui non è un metodo bloccante, cioè non utilizzando il delay io non blocco la CPU a fare nulla, cioè a ripetere semplicemente dei conti, anzi il conteggio, fino ad arrivare a 8 milioni e quindi a quel punto posso fare al microcontrollore anche altre operazioni. Avete visto che in questo caso abbiamo avuto 8 microsecondi precisi. Facciamone ancora un altro. Capisco che magari è un po' ripetitiva la cosa, però è per farvi vedere quanto è più preciso questo sistema. E fondamentalmente a livello di codice non è che sia molto più complesso. Vedete che rispetto a prima, l'unica cosa, come vi ho detto, non essendoci la delay, questo codice non è bloccante e quindi nel mentre possiamo fargli fare anche altre operazioni. Ecco qua, in questo caso 12 microsecondi in più, che non sono una cosa eccessiva. Facciamo l'ultimo tentativo e poi vi lascio.
Quindi potrete rifare le vostre prove, potrete fare tutti i vostri tentativi, modificarlo e vedrete che otterrete sempre delle buone prestazioni se confrontate sicuramente con l'altro caso precedente, quello in cui utilizzavamo il delay. Quindi il delay in generale vi consiglio di non utilizzarlo, cercate di sfruttare altre potenzialità del sistema e il delay lasciatelo solo e soltanto dove, per esempio, non avete cose cicliche. Per esempio, in alcune impostazioni durante il setup può essere necessario attendere del tempo prima di dare un comando di seguito ad un altro. Quindi lì magari potete mettere il delay, ok? Lì ci può anche stare. Tanto viene eseguito una volta, non succede nulla. Però in tutte le altre occasioni cerchiamo di evitarlo. Vedete che anche adesso 8 secondi e 4 microsecondi. Quindi una temporizzazione molto molto più precisa. Spero che questo vi sia stato utile, anzi ne sono sicuro, perché vorrei vedere poi chi è che ve le fa vedere queste cose. E mi raccomando, mettete like, seguite il canale e attivate, le notifiche, perché è molto importante per essere avvisati. Alla prossima!